che manca, però non si fa un piano strategico, il piano dell'attore, così i trasporti vengono lasciati a loro stessi. Bisognerebbe affrontare dal punto di vista proprio del sistema con occupazione da Bardo a Bissola, il sistema proprio della mobilità, fare uno studio ben dettagliato di cosa sta succedendo, di quali sono stati i trend precedenti, quali saranno quelli futuri, che si stimano e come si sta modificando, come sta evolvendo sia la domanda di mobilità che di trasporto merci e così via. Con degli studi adeguati e soprattutto con dei tecnici all'altezza del compito, trasportisti importanti, farsi fare degli scenari e delle ipotesi e sulle quali iniziare a ragionare per, diciamo, incanalare proprio delle iniziative di politiche amministrative ben precise per dire qua a Savona il traffico lo gestiamo in questo modo, piuttosto che l'ingresso, piuttosto che i parcheggi. Faccio l'esempio: sostengono di aver dato un incarico che è costato 3.000 euro, quindi non ci è costato neanche tanto, per i sensi unici di Villa Piana, sul quale io non entro nel merito perché non so né come sia stato fatto, poi soprattutto non sono trasportista, però dare un incarico per il piano per verificare queste cose quando il piano urbano del traffico nel 97 è stato fatto fare all'ACI, che vuol dire avranno competenze però delle gare, no, come fa la finanziaria la faccia fare l'industriale, la debita. Nel 2003 ha deciso che neanche mi avrà dato il contributo all'ACI, l'hanno fatto l'ufficio urbanistica, ha fatto l'architetto Campagnolo. Non c'è uno straccio di dato, non c'è nulla. Allora, in questa landa desolata, in assenza proprio di dati totali, anche solo il quesito cosa succede se hai 3.000 euro, ti faranno due verifiche, ma comunque è un'ennesima occasione per perdere pochi soldi ma buttarli via. E poi oltre che ha detto Giacobbe prima, più semplice. Loro l'hanno fatto. Poi tra l'altro per fortuna hanno messo questi birilli che si possono togliere e hanno detto questa è una prova, se non funziona torniamo indietro. Beh, che è giusto, però per modificare, perché sono partiti dal senso unico di adesso si arriva a parlare di Corso Ricci come tratto a senso unico, cioè hanno praticamente interessato mezza città. È un tema da piano urbano del traffico, non da 3.000 euro. Negli anni del 96, vi ho detto, i soldi che è costato il piano urbano del traffico di Albissola. Per la metropolitana leggera, le indagini costavano 70 milioni di lire. Quindi, se non bisogna prendere i soldi e investirli in indagini credibili e utilizzabili. Però ha costato poi 2 miliardi e mezzo, io tra trasferte, pranzi... No, attenzione. Su quello bisogna fare degli stimoli. La metropolitana, lo studio della tranvia, la veramente incredibile vicenda, che è la vicenda della tranvia, io tanto la seguì marginalmente, non tanto marginalmente, solo per la prima fase dello studio di fattibilità, perché organizzando non seguì, perché lo fece il centro studio di traffico, il professor Gemini e Gregotti associati e così via. La cosa incredibile, ad esempio, di quel caso, che fu uno dei pochi casi nei quali mi sento di difendere perché per fare diversamente avendo organizzato, cioè c'erano a Savona il miglior trasportista sulla piazza, perché Gemini ha vinto il premio Buchanan nel 2006, che è il più lento Pritzker in architettura, il Nobel del campo dei trasporti, che veniva qua, Gregotti associati, che voglio dire dall'altra parte, sono gente di tutto rispetto, 360 milioni, perché costò quello, studio di fattibilità, un professore della Cattolica, di economia per lo studio costi benefici, e loro stabilirono che il poteva funzionare, era al limite, perché lo dissero, era al limite della era al limite, però con certi virtuosi meccanismi del tipo che governiamo anche la trasformazione della città sulla base di questa linea di trasporto, ma soprattutto con una taglia di mezzi molto piccoli, puntando sulla frequenza molto alta, e si parlava di mini tram, infatti, e andava, non era in sede propria, era via Paleocca, piuttosto che in corso Mazzini da Bissola, avevano dimostrato che... Era quella di Bissola? La Bissola, sì. Ah, quella di là non ce n'era bisogno, loro lo dissero, la mettiamo perché vi interessa, ma i dati sono questi. Ebbene, sulla base di queste indicazioni ben precise,
precise. Una volta finita questa parte, sono arrivati quelli di metropolitane milanesi. Su un incarico dato, hanno iniziato a metterci dei mezzi a tre casse, tipo che possono far funzionare veramente a Milano, stravolgendo completamente la tipologia. Ci fu una prima fase nella quale cercarono di far funzionare con lo stream, transistor, lo stream e tutto quanto. Alla fine fecero di tutto e fu quella parte lì che costò quello che costò. Arrivarono. Un anno che era ministro dei trasporti, allora c'era un salto di mezzo e cercava di imporre lo stream, che è fallito. E arrivarono veramente a portare avanti un progetto senza fare l'analisi dei nostri benefici. Tant'è che l'analisi dei costi benefici l'ha dovuta fare l'IPS. Ma bastava già quella precedente, l'ha dovuta fare dopo perché ha cambiato completamente il mezzo, completamente il sistema, e non hanno suffragato, sono arrivati fino alla progettazione quasi esecutiva senza fare l'analisi di fattibilità economico-finanziaria. E questo è... Allora, tornando alla loro... Allora, se uno fa bene le analisi trasportistiche prima, ma dopo è come se non l'avesse fatta, allora conviene non fare neanche l'inizio, così non butta via i soldi iniziali. Vediamo se c'è qualcosa.